Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Che strano, ho come una sensazione di déjà vu. Però questa volta non siamo a bordo di un meteor, ma di un simiteor. Siamo sempre su Hokkaido, o meglio, preparazione all'atterraggio su Hokkaido, quindi siamo sull'isola di Guam. E ovviamente stiamo giocando a War Thunder, e quale altro gioco potevamo fare? Ci apprestiamo a decollare con questo stupendo aereo che mi piace da impazzire. Non l'ho ancora fullato, però già vedo che è molto veloce, turna benissimo. Conserva tutti i pregi del suo predecessore, il Meteor, però in più ha una componente energy ancora più elevata, ecco. È ancora più veloce. Anche se ovviamente non c'è il warp qui, a differenza del Meteor, e va a un BR di 0.3 o 0.4, non ricordo, più alto rispetto al Meteor. E soprattutto la cosa che mi piace di più ovviamente sono quei suoi cannoni Hispano Mark V che fanno veramente un male incredibile. Sono riuscito con questo aereo a vincere anche dei testa a testa contro MiG-9, MiG-15, vari Sabre. Oh, guardate, abbiamo un amichetto che ci segue. Ottimo, ottimo. Sperando che non ci ramma. Anche lui è il Simiteo. Ottimo. Ok. Già là in fondo vedo un bombardiere, credo sia un B-29, credo proprio di sì, e lo andiamo a prendere perché lui per noi è cibo, o almeno si spera, voglio dire. Lui per noi è un bel pranzetto. Vieni piccolo B-29 Proxy One, incredibilmente veloce però. Comunque siccome è enorme posso già cominciare a sparargli, a spreadare con allegria. Ciao ciao. Beh, danni minimi comunque. Poverino come soffre. Vabbè. Godiamoci lo schianto del nostro avversario. Comunque. Non vedo altri contatti per il momento. Ne approfitto per guardare la situazione. Ah, ecco, un Bearcat e altri contatti. Va bene. E ecco, ci ho dovuto tagliare per interruzione burrascosa. E laggiù c'è un F-84. Ovviamente lui ha il vantaggio della velocità, ma io ho tutto il resto. Dietro c'è anche qualcos'altro, cos'è? Un altro Bearcat. Per ora non costituisce un problema. Ah, attenzione con questo aereo quando virate sopra i 650 km orari, perché comunque se è soggetto a molta forza G, soprattutto negativa, si spezza. Giocatelo molto molto moltissimo di aerofreni. Allora. Oh oh.
Mi vuole portare sulla sua base dove c'ha le antiaeree probabilmente. Però dico io capisco che voi americani siete più veloci, però un conto è giocare di velocità, un conto è proprio camperare miseramente e scappare miseramente tutte le partite. Il nemico sta vincendo, dobbiamo contrattaccare. Per quanto... Ciao. Ok. Meglio dileguarsi da qua andarsene. È la cosa migliore. Ah, c'è un altro F-84. Faccio un loop. Tutto scrauso. Ok. Vabbè, era l'ultimo avversario, quindi mi sono sacrificato. E lui si è preso la kill, dai, siamo contenti entrambi, io ho fatto 3 kill. Non è granché come partita, però l'ho fatta solo per farvi vedere, per condividere con voi il mio traguardo di aver sbloccato finalmente Simiteo. Il mio jet preferito. Va bene. Ci rivediamo alla prossima, spero che questo video breve ma intenso vi sia piaciuto. E ci rivediamo al prossimo gameplay di War Thunder o di qualcos'altro. Comunque sto pensando di rendere più vario il contenuto del mio canale. Ok, grazie per avermi seguito. Arrivederci, alla prossima.